Oh mio Dio. Le uscite in sala a settembre. 10 anni fa, Mamma Mia ha conquistato il pubblico, incassando oltre 600 milioni di dollari, e si spera che questo sequel possa fare altrettanto. Mamma Mia, ci risiamo, è ambientato tra presente e passato, dividendosi tra una giovane donna interpretata da Lily James e una grande festa organizzata da sua figlia Sophie. Lily James non è l'unica aggiunta al cast originale, perché c'è anche la sfavillante Cher. E io l'ho detto a Harry. E io a molte, molte persone. Lei sta per diventare una splendida bisnonna. Splendida bisnonna. Nella biografia non lo mettiamo. Jacopo Rondinelli propone un'evoluzione del genere mockumentary con il suo Ride, film realizzato interamente con action cam. Il film segue due biker professionisti che partecipano ad una gara di downhill estrema. I due atleti però non sanno in cosa si sono cacciati. Corri. Pellicola di apertura per la sezione Orizzonti della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, Sulla mia pelle racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi. Il film verrà distribuito nei cinema e in contemporanea anche su Netflix. Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Il cineasta giapponese Koreeda torna in sala con Un affare di famiglia, film drammatico che racconta le vicende di una famiglia disagiata che, nonostante le difficoltà, accoglie una ragazza di strada. Una pellicola che affronta con delicatezza rapporti e vicende familiari e che è valsa a Koreeda la Palma d'Oro 2018. Liberamente tratto dal bestseller del fumettista Zero Calcare, La profezia dell'armadillo racconta le vicende del protagonista, interpretato da Simone Liberati, e della sua coscienza, personificata in un armadillo. La vita di Zero scorre lenta a Rebibbia, tra una ripetizione di francese e una visita alla madre, fino a che un evento inatteso metterà in discussione le sue certezze. Fascinosa. Invece i zombie sono proletariato. Quanti anni c'hai, te? 27. Non è meglio la prima, no? Approdato nei cinema americani a luglio, Gli Incredibili 2 è un film per tutta la famiglia, che nasconde una grande morale anche per il pubblico adulto. Elastigirl, mamma della superfamiglia, verrà ingaggiata come eroina a tempo pieno e toccherà al papà Mr. Incredibile stare a casa a badare i ragazzi. Nel cast di doppiaggio italiano, Amanda Lear, Orso Maria Guerrini e Isabella Rossellini. Si è infuriato! Non si morde, papino! Cosa? Se fatto bene, il mestiere di genitore è un atto eroico. Se fatto bene. Vi ricordate la suora di The Conjuring 2? The Nun è il prequel che racconta le orribili vicende legate a questa presenza demoniaca. Vera Farmiga, che nei primi capitoli della saga interpretava l'investigatrice Lorraine Warren, passa il testimone alla sorella minore Thaisa, che in The Nun veste i panni di una giovane suora che dovrà far luce su oscuri accadimenti in un monastero in Romania. Che c'è? Spike Lee firma una nuova, graffiante pellicola, Black Klansman. John David Washington e Adam Driver sono due giovani poliziotti che si infiltreranno nel Ku Klux Klan usando lo stesso pseudonimo. Il poliziotto nero prenderà contatti con il gran maestro della setta e il collega bianco ci metterà la faccia. Una commedia drammatica e schietta che ancora una volta dimostra quanto i temi sociali siano cari al regista americano. Eccoci, i fratelli Stallworth. È un momento fortunato. L'uomo che uccise Don Quixote può essere annoverato tra i film che negli ultimi anni hanno vissuto più vicissitudini, ma fortunatamente l'ultima fatica di Terry Gilliam arriva in sala a settembre. Il film è il bizzarro e surreale racconto di un giovane ragazzo alle prese con un vecchio calzolaio convinto di essere Don Quixote della Mancia, ad interpretare il folle anziano Jonathan Pryce. Why does everything always have to be about you, Sancho? Me, 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 me.
Con questo rifacimento, The Predator si colloca nella scia dei numerosi reboot di classici d'azione e horror visti negli ultimi anni. Ancor più forti e intelligenti che in passato, gli alieni vengono accidentalmente richiamati sulla Terra e sono pronti a far ciò per cui sono stati geneticamente programmati, cacciare. Un agguerrito gruppo di soldati e un'ingenua professoressa di scienze sono l'unica speranza per l'umanità.